Buongiorno dal dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione, perché a me interessano le soluzioni, ragazzi. Oggi mi va di parlare di creduloni, millantare, cialtroni, ciarlataneria, tutta gente che per un motivo o per un altro, soprattutto per un tornaconto personale, millantano, dicono cose false per abbindolare la gente, per fargli credere n'importe qua, dicono in Francia, ok? Qualunque cosa. Bene, questi signori stanno dovunque, nei famosi schemi Ponzi, cioè ti dicono dai, ti do il 30%, il 100%, moltiplichi i soldi per 3, per 4, per 20, per 80, ma poi, e poi creano il tutto per dimostrarti che ci guadagni, perché loro hanno guadagnato, poi scava e vedi che forse uno su 100 c'è riuscito, o uno su 1000. Bene, questi sono i famosi millantatori, creduloni, non dicono mai tutto, dicono soltanto una parte e manipolano. La cosa buffa, per cui sto parlando adesso a te che mi stai ascoltando, è che i millantatori, i cialtroni, i famosi manipolatori non sono persone sconosciute, se pensi, oppure persone che escono solo a Striscia la Notizia. Sono persone anche molto accreditate, ragazzi. Accreditate, certificate, pluridecorate in tutto il mondo. E questo è il problema di oggi nell'Occidente, soprattutto con i mass media. Perché basta che uno abbia i megafoni dell'ipnosi di massa, come la pubblicità, le TV, che può farti credere, farmi credere, farci credere quello che vogliamo sulle guerre, sul mondo, sulla povertà, sulle disgrazie, e ci manipolano i famosi poteri forti. La prova del 9, dice dottore, ma qual è la prova del 9? La prova del 9 è perché in tutto il mondo le TV esistono leggi internazionali che vietano ad un stesso soggetto il famoso monopolio, il fatto di avere più del 25% di azione, di quote in una società televisiva, in un canale televisivo, oppure in tutta la comunicazione di quel paese, di quel target. Perché? Perché non vogliono che tu bla 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 bla, chiamasi ipnosi di massa, influenzi le masse. Faccio un altro esempio: perché in Cina Facebook non è accettato, ragazzi? Mi sembra Facebook oppure Google, non mi ricordo più. Perché? Perché hanno capito che anche questi social bla 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 ipnotizzano, manipolano, guidano il tuo sentire, il tuo provare. E se pensi che questa manipolazione finisca soltanto al lato economico, mi fanno spendere soldi, no, agisce la manipulation, la manipolazione, la manipulation, come dicono in Francia, agisce sulla mente, sul corpo e sulla tua vita, la mia vita, la nostra vita, la vita dei nostri cari, visibile e invisibile. Perché ci condizionano, ci manipolano, e ogni parola, ogni gesto, ogni immagine si traduce in emozione, in pensiero, in emozione, in quindi si somatizza, anche se tu, io, noi, con la ragione, non riusciamo a capirlo, perché siamo ammalati, perché siamo poveri, perché siamo sfigati, perché siamo brutti, perché siamo belli, perché siamo depressi, perché siamo ansiosi, perché siamo incazzati, perché siamo arrabbiati, perché siamo volgari, perché abbiamo il tic nervoso, perché facciamo la pipì a letto, perché non parliamo bene, perché abbiamo l'autismo, eccetera, eccetera, ok? Non è uno sfogo, è realtà. Chi butta l'amo, chi butta il seme nel positivo e nel negativo raccoglie ciò che semina, e oggi i poteri forti hanno in mano ciò che i potenti di un tempo, di qualche secolo fa, avevano in mano, cioè la parola, l'autorità, le vestigie, le vestali, chiamale come vuoi. Quindi attento quando senti tutti questi manipolatori, e dici: dottore, che cosa ha a che fare tutto ciò con l'ipnosi vera e professionale? Che tu, una volta che diventi consapevole,
puoi utilizzare a tuo vantaggio lo stesso strumento per uscirtene dalla depressione, dall'ansia, dalla malattia. E ciò non esclude l'uso di farmaci, perché anche quella è suggestione, però se tu utilizzi il metodo di ipnosi vera e professionale, tu puoi veramente fare il miracolo della tua mente. Nel passato, nell'antica Roma, nell'antico Egitto, nell'antica Grecia, anche fra i pagani esistevano i miracoli, come oggi esistono i miracoli della mente anche fra laici, gli atei, chi non crede in Dio, in tutte le razze, culture e religioni. Non lo dico io, lo dice la scienza, le statistiche, documentati. Per cui, riassumendo, se tu, uno dei tuoi cari, lascia stare se risolvi il problema con una pastiglia, con una supposta, non ci sono problemi, o con una parola di qualche guru che utilizza strumenti tradizionali, va benissimo, nessuno dice il contrario, ma se tu ti trovi in una situazione in cui vuoi ma non sai cosa fare, perché le hai provate tutte di più, per anni a Norum, bene, prova l'ipnosi vera e professionale, ti siedi presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, a prescindere dal sottoscritto, e inizi delle sedute, delle sessioni, ok? E poi giudica per te il tuo caro. È logico che non tutti utilizzano il metodo DCS, l'ipnosi vera e professionale, perché se non hai voglia di girare i cappelli, non hai voglia di perdere tempo, di dire i fatti tuoi, oppure il tuo caro non ha voglia di essere aiutato, bene, esiste il metodo del sottoscritto, che proviene direttamente da Los Angeles Beverly Hills, che ti porta ad ipnotizzare il tuo caro o te stessa senza perdere tempo, senza mettere la famosa tuta e andare in giro a girare cappelle, e senza bisogno della tua partecipazione, di mettere auricolari, di seguirmi, di perdere il tuo famoso tempo, il tuo preziosissimo tempo, quello del tuo caro, e soprattutto aiutare chi si trova magari in situazioni assurde come la droga, oppure allettato a letto per vari motivi, e che non vuole saperne della tua parola o della parola della mamma, del papà. Ricordati, stai sfondando una porta aperta, perché io, prima di essere un professionista dell'ipnosi, nella mia vita l'ho vissuta tutte sulla mia pelle e sulla pelle di tantissime persone conosciute e sconosciute. Per cui, più che un guru, io sono un mentore, ok? Non credere, come gli dico sempre, a nessuna parola del sottoscritto, documentati, vai sulla rivista The Lancet, una rivista scientifica medica internazionale, la trovi in inglese ma oggi la traduci facilmente con programmi come Google Traduttore eccetera eccetera, e leggi cosa dicono sull'ipnosi, ok? Poi se hai dubbi, se vuoi consigli, gratis mi scrivi a ipnologiassociati@libro.it. il sottoscritto o uno dei suoi collaboratori facenti parte dell'associazione Ipnologi Associati Los Angeles ti risponderà gratis e ti darà i migliori consigli, anche se andrai presso un professionista, perché no, ok? E sono soltanto consigli, perché noi, non conoscendo il tuo caso, anche se nella nostra associazione ci sono medici, psicoterapeuti, psicologi eccetera eccetera, non facciamo né diagnosi né terapia né cura. Al limite consigliamo di andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale della tua zona, che può essere uno psicologo, uno psicoterapeuta, un medico, oppure un life coach, un mental coach, un counselor, no? Che utilizza altre strategie e non le terapie tradizionali, per farti aiutare. Oppure utilizzare degli audio MP3 DCS, di autoipnosi DCS vera e professionale, perché molte persone con un solo audio MP3 DCS sono uscite dal loro problema. E quella è un'autoipnosi, significa, anche se vera e professionale, ti siedi, premi il bottone, non pensi e vedi il miracolo della tua mente. E attento però, gli audio MP3 DCS del dottor Claudio Saracino dell'Associazione Ipnologi Associati di Los Angeles non sono come quelli che trovi in giro gratis o a poco prezzo, ok? Per cui non è per tutti un'operazione del genere, soltanto per le persone veramente motivate a cambiare la loro vita, perché si parla di ipnosi vera e professionale e non di ipnosi conformista e commerciale, pur buona, la puoi provare, puoi andare, puoi fare, poi dopo passi a questo tipo di ipnosi e dirai wow, come è successo a me nel 2008 e a mio padre e a tantissima gente dopo che poi mi sono certificato ipnoterapista a Los Angeles con la dottoressa Rina Brunini, il professor Garai. Due grandissimi dell'ipnosi, anche se poco conosciuti in Occidente, in Europa, perché i più conosciuti nel mondo sono Milton Erickson, Dave Ellman,
Brian Weiss ed altri, ma il fatto di essere conosciuti non significa essere i più bravi o gli esclusivisti, ok? Perché l'ipnosi, prima di essere scienza ed è scienza riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale nel 1958 e dalla Chiesa con Papa Pio IX come medicina alternativa, ricordati l'ipnosi, e lo dico anche agli ipnotisti, agli ipnologi, a chi fa ricerca sull'ipnosi, eccetera, eccetera, agli appassionati, e prima di tutto arte, A-R-T-E, arte, arte, e non tutti sanno essere artisti con i metodi magari di altri, ok? Quindi attento, prima devi sperimentare tutto e poi dire wow, mamma mia, c'è veramente una differenza enorme, come è successo a me nel famoso viaggio del salmone, che troverai sulla mia fanpage, ipnosi o ipnosi del dottor Claudio Saracino. Se hai dubbi, domande, ti rispondo gratis. Scrivimi a sulla mia fanpage su Facebook, ipnosi o ipnosi del dottor Claudio Saracino. Visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. Iscriviti a questo canale YouTube, Benessere Ipnosi, Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. E fai share, condividi con amici e parenti, perché può essere quel quid, quella molla che gli cambia la vita a te, al tuo caro e a tutti quelli che ti girano attorno. Mi è successo a me tanti anni fa. Te lo giuro su Dio, tanti anni fa io avevo mal di testa cronico, battiti al petto per l'ansia, mi arrabbiavo in un nanosecondo, andavo in tachicardia, cacciavo fumo dalle orecchie, fumavo 3 pacchetti di sigarette, pensavo in negativo, eccetera, eccetera. E la mia vita è cambiata da così a così grazie all'ipnosi vera e professionale di Los Angeles della dottoressa Rina Brunini, dove poi ho studiato, sono diventato un professionista veramente molto valido, senza falsa modestia. E poi visita anche i miei profili Instagram e Twitter, Benessere Ipnosi, Soluzione di CS del dottor Claudio Saracino. E alla prossima, mi raccomando, documentati, documentati, approfondisci. Ok? Un bacio, un abbraccio dal dottor Claudio Saracino e al prossimo.